tutti il modello di organizzazione che si sta portando avanti non va per niente bene, penalizza i servizi e crea le condizioni perché le nostre strutture si vengano depotenziate sempre di più e i cittadini vadano in fuga verso altre ULS del Veneto. Noi crediamo invece che il modello della specializzazione non sia da perseguire, debba rimanere il modello dell'integrazione delle funzioni. Un ospedale, per essere tale, deve avere sia chirurgia sia medicina. Siamo qui per difendere e sostenere la necessità di mantenere tutte le funzioni ospedaliere di Dolo, perché non possiamo rinunciare ad un ospedale di rete. Chiediamo due ospedali di rete su Dolo e Mirano e di mantenere le funzioni ospedaliere necessarie per un servizio ai cittadini che sia efficace ed efficiente, per un servizio sanitario efficace. Erano previsti circa 1,5 milioni per 10 anni per riammodernare, ristrutturare e mettere a norma l'ospedale di Dolo. Questi importi vogliamo che vengano ripristinati perché siamo convinti che la storia, la tradizione, l'area sociale della nostra Riviera del Brenta di Dolo non possa non avere un ospedale che gli è sempre stato dato dalla tradizione e dal modo di essere di questa realtà.